Giocatori e giocatrici, bentornati. Oggi vi parlo della nuova Xbox, o meglio delle nuove Xbox. Qualche giorno fa vi avevamo annunciato che Microsoft aveva tolto i veli alla Series S, la piccola console. Bene, ieri ha svelato non solo i prezzi di entrambe le console, ma anche la data di uscita e le specifiche tecniche. Le nuove Xbox arriveranno in tutto il mondo il prossimo 10 novembre e saranno ordinabili anche qua su bpmpower.com. Il prezzo consigliato per le nuove console è di 2,99 per quanto riguarda Xbox Series S e 499 euro per Xbox Series X, la nuova ammiraglia. I prezzi sono decisamente aggressivi e più bassi di quanto ci si aspettasse. Microsoft si è portata avanti proponendo un'offerta veramente notevole, corredata anche da Xbox Game Pass, che dà ai giocatori tantissimi titoli tra i quali scegliere, compresi di recente anche quelli di Electronic Arts. Quindi è un'offerta molto molto aggressiva e molto molto allettante. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, entrambe le console, i Series X già si sapevano da parecchio tempo, Series S invece è leggermente meno potente, la sua CPU è sempre basata sull'architettura Zen 2, la stessa che alimenta i Ryzen di ultima generazione, quelli che abbiamo così a profusione recensito sul nostro canale YouTube. Ha 3,6 GHz e va a una frequenza di 1565 GHz e 4 teraflop di prestazioni video. Insomma, decisamente più bassa rispetto ai 12 teraflops di Series X, però hanno due scopi diversi. Series S dovrebbe riuscire a reggere solamente una risoluzione di 1440 progressivi. Ecco, Series S non ha nemmeno il lettore CD, quindi servirà per forza un abbonamento digitale per poter scaricare i giochi. Tuttavia si tratta di una console fatta apposta per aggredire un segmento di mercato molto, molto vasto, perché riesce a portare la next gen a un prezzo sostenibile. Sicuramente meglio di quanto potrà fare PlayStation con i suoi due modelli. Purtroppo ancora non sappiamo i prezzi di PlayStation 5, ma dubito che riusciranno ad arrivare a 299 euro. Allora, Microsoft ha fatto la sua giocata, ha mostrato le sue carte e ha fatto veramente veramente bene, generando aspettativa e oltretutto facendo contenti tantissimi giocatori. Non ci resta di aspettare la mossa di Sony, che dovrebbe arrivare da un giorno all'altro. Vi invito a iscrivervi al canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e ovviamente il follow su Instagram, anche per sapere appena saranno disponibili le nuove console Xbox. Ciao e alla prossima!